ci sono delle categorie, forse gli effetti possono essere anche più diffusi e non ne abbiamo una consapevolezza piena. Faccio riferimento proprio all'abitare, no? Inteso come comunemente presenza di un manufatto di amianto all'interno di un'abitazione. È eccessivo, è allarmismo eccessivo oppure... Ci sono in oltre 100 anni di produzione e utilizzo e diffusione dell'amianto, si sono constatati vari momenti. Il primo, i vari momenti di manifestazione dei vari danni per la salute. Il primo fu evidenziato a carico dei lavoratori che superficializzarono le fibre dell'amianto, i cosiddetti minatori. Dopo cominciò una seconda ondata di coloro che lavoravano in quelle industrie che utilizzavano l'amianto. Poi ci fu una terza, cioè che utilizzavano nel senso che producevano i manufatti di amianto. Poi c'è stata una terza ondata di popolazione, in particolare ancora lavorativa, che era quella che collocava i manufatti di amianto, cioè ad esempio i lavoratori dell'edilizia che costruivano le case, i lavoratori che mettevano le condutture, allestivano le condutture dell'acqua, vari tipi di tubature. Dopodiché ci fu l'ondata di persone, che è la quarta ondata di popolazione di persone esposte, i manutentori, cioè i lavoratori chiamati a mantenere in buona forma, consistenza, le strutture che contengono amianto. Pensiamo ad esempio alle grandi industrie petrochimiche, alle grandi raffinerie, pensiamo alle acciaierie, alle fonderie, cioè tutte quelle industrie dove è presente il caldo, dove è presente il freddo. Ecco, che queste industrie petrochimiche o raffinerie che hanno bisogno di continua manutenzione, le tubature che collegano le varie strutture dell'industria petrochimica o delle raffinerie, con che cosa sono coibentate? Con amianto. E quindi quando c'è una rottura di queste condutture, che cosa si deve fare? Si deve prima togliere l'involucro coibente e poi andare a riparare e quindi a ricostituire. Ecco, allora questa quarta ondata di lavoratori esposti all'amianto, chi sono? Sono gli elettricisti, sono gli idraulici, sono i meccanici. E infine oggi noi ci aspettiamo la quinta ondata, e cioè la popolazione generale. La popolazione generale, per quelli che hanno abitato case il cui tetto era di cemento amianto, ad esempio, oppure in quelle stalle che utilizzavano come tetto il cemento amianto. Ci sono le persone che i meccanici che sono stati esposti perché i freni delle automobili avevano le pasticche di amianto. Cioè tutta questa popolazione lavorativa generale che è oggi sempre più esposta ad amianto. E questo anche per un dato generale, che l'amianto non si distrugge, l'amianto si accumula sul nostro territorio e quindi accumulandosi sempre più le persone sono esposte. Lei pensi soltanto a come oggi molto spesso viene smaltito il cemento amianto.
depositato nel fossile, depositato nelle campagne, depositato sotto le sabbie delle spiagge e così via. Ecco. Quindi la quinta ondata è quella rappresentata dal cittadino che quando lei va a chiedere se è stata esposta ad amianto, loro gli rispondono che non sono mai stati esposti ad amianto, e loro perché ammalano delle patologie caratteristicamente correlate all'amianto, perché lo hanno respirato, ingerito, toccato in situazioni, nelle situazioni del cosiddetto ambiente generale.